E questo è il punto dal quale l'uomo ancora non identificato, non portava dei documenti addosso, pare si sia gettato sul binario investito da un treno che circolava verso Foggia. Alle 6:20 pare sia successo questo misfatto, questo evento, e pare che non sia stato un bellissimo spettacolo, dato che sicuramente alcune parti, i resti di quest'uomo siano stati sparsi sui binari. Abbiamo voluto sentire la voce di uno dei passanti, anche se è arrivato in ritardo. Ovviamente alle 6:20 c'è una circolazione importante sui treni, ma anche su questo passaggio a livello vicino ai binari, e abbiamo voluto sentire la sua voce. Non abbiamo potuto inquadrarlo, quindi sentiremo la sua voce e alcune immagini di sopra. Avete saputo cosa è successo in poche parole? Da sotto il muretto si è gettato? Sì, perché l'hanno preso là, l'hanno preso. E quindi? A che ora è successo questo? Alle 6:20 più o meno? Il treno alle 6:30, 6:25. Il treno andava verso Bari? No, verso la Foggia. Andava verso Foggia? E quindi poi è stato investito? Eh sì. Non è stato identificato l'uomo che è stato investito. No, non identificato, perché stava a pezzetto, stava. E diceva quindi che lo spargimento di sangue è arrivato diversi metri oltre la. È arrivato là in mezzo. È arrivato molto distante rispetto al luogo Sì. dell'impatto. Mentre da quanto tempo sono andati via i medici e il magistrato? Un'oretta e mezza, Quindi uno. per 2 ore e mezza è stato congestionato il traffico. Sì.